trovati con il nostro focus su Cancello Arnone. Oggi abbiamo con noi il sindaco, l'avvocato Ambrosca. Sindaco, ormai ci siamo, insomma, tutto pronto per la festa della mozzarella, 44 edizioni, insomma, un bel traguardo. Sì, siamo proprio nella fase topica, siamo molto affaccendati a preparare quello che per noi rappresenta la festa del prodotto simbolo del nostro territorio, quindi ci teniamo molto a fare bella figura. Stiamo cercando di rendere il paese quanto più accogliente possibile, con tutti i comfort che può aspettarsi il normale visitatore con famiglia al seguito. Per cui siamo protesi al massimo sforzo in questa fase. Diciamo che quest'anno la festa della mozzarella la dobbiamo leggere in due maniere. C'è il classico appuntamento a cui avete abituato con mondanità e ottima mozzarella, ma c'è anche un grande appuntamento politico. È proprio così. Abbiamo rispettato la tradizione che vuole la presenza di artisti importanti. Quest'anno non difetterà la presenza di artisti veramente di una certa levatura, e anche contemporaneamente vengono diversi artisti e sono molto molto attuali, molti televisivi notissimi, e questo nel segno della tradizione. Mozzarella in quantità, ovviamente, stand molto belli, una sorta di Via Lattea, tutto in bianco, e però abbiamo ritenuto di dare spazio, oltre che a questo, anche al food, che altri anni probabilmente non è stato posto in buona evidenza, ma come lei bene diceva, abbiamo ritagliato uno spazio importante per la convegnistica del settore. E quindi lì che stiamo puntando l'attenzione per le problematiche sia del settore mozzarella, insomma, del comparto lattiero caseario in generale. Non possiamo naturalmente non occuparci della vicenda brucellosi, delle turbative in corso in questo settore, delle problematiche serie che stanno attraversando e dilaniando questo comparto. Tutto questo sarà trattato, come dicevo, nel contesto della festa, con una rubrica a parte. Ci sarà mondanità, ci sarà food, ma ci sarà anche questo aspetto troppo importante per rimanerlo sotto il tappeto. Un'altra questione che in queste ore sta creando un bel po' di problemi, e non solo alla provincia di Caserta. Come ogni estate, quando c'è un'estate di fuoco, purtroppo dobbiamo dirlo in maniera letterale, tantissimi incendi, troppi incendi. Troppi, noi siamo arrivati anche a 6 o 7, forse anche 8 in una giornata. Solo grazie alla solerzia, alla prontezza della protezione civile locale che noi abbiamo, comunale, ben attrezzata, è un orgoglio poterlo dire, ben attrezzata, tanto attrezzata bene che siamo anche di supporto a comuni viciniori che ce la chiedono, e lo facciamo con piacere ovviamente, così come altri corrispondono ai nostri bisogni quando è necessario. Ma come dicevo, è una piaga quella degli incendi. Adesso si sta verificando con una singolare, e sottolineo singolare, periodicità. Sì, il caldo va bene, le temperature altissime, ma probabilmente c'è sempre qualche manina un poco birichina che appicca e fugge e scappa. Stiamo cercando con le guardie ambientali, delle quali pure siamo provvisti, di monitorare il territorio, di cercare di capire se ci sono, rifiuti accumulati da qualche parte, e sorvegliare quei cumuli, perché probabilmente sono quelli che verranno poi dati alle fiamme. Insomma, stiamo cercando anche con sorvolo di droni, cercando di monitorare il territorio, sperando in una prevenzione al massimo possibile, ma è sempre molto complicato. Noi abbiamo 49 chilometri quadrati di territorio, sorvegliare tutti e 49 chilometri è veramente un'impresa molto molto ardua. Bene così, anche se come spesso ci capita di dire, non va bene.
Sindaco, io la ringrazio per la consueta disponibilità. Rinnovo l'appuntamento con tutti gli amici che ci seguono il prossimo giovedì, sempre alle 14:30, sempre con il nostro focus su Cancello Arnone. Un saluto. Grazie.